Fogliame è il titolo della mostra dell'artista vincitore del premio Pannaggi 2020, ospitato qui nelle sale espositive di Palazzo Buonaccorsi. Serena Vallese con questa mostra mette in evidenza una ricerca che porta avanti da anni, dal suo diploma in Accademia di Belle Arti di Macerata. La sua ricerca, dicevo, ha sempre puntato sulla fragilità dell'uomo e delle cose, che assimila e che accomuna in una grande visione cosmica, dove tutto si rigenera, dove tutto scorre, dove tutto ha come potenziamento, diciamo, un'energia che compenetra tutte le cose, in una visione, diciamo, dicevamo, cosmica, di carattere quasi spinoziano. Un grande corpo che respira e nel quale tanto gli esseri viventi, quanto le specie naturali, quanto le cose vivono all'unisono all'interno di questo grande corpo. La mostra presenta già dal titolo, presenta l'obiettivo, Fogliamè, la voglia di penetrare dentro se stessi, la voglia di penetrare nei meandri della natura. Vedere la pianta come corrispettivo della propria egoità significa antropomorfizzare la natura, sentirsi parte della natura, sentire lo stesso sentire della natura. E questo credo che sia il messaggio etico, più importante, nel senso che l'uomo non è avulso dalla realtà esterna, ne fa parte, ne è responsabile, ne porta le ferite e nello stesso tempo infligge ferite. E Serena Vallese ci mette di fronte alle nostre responsabilità, al punto tale che le sue opere non sono altro che un allestimento all'interno di una narrazione nella quale cattura, come in una ragnatela, lo spettatore. Lo cattura perché non sia più spettatore, bensì fruitore. Fruisce una realtà di una narrazione che mette in gioco le sue certezze. Rileva le sue fragilità, ma per uscirne con una consapevolezza maggiore, quella consapevolezza di essere parte di un tutto. E credo che per la ricchezza di questi significati e per la validità di questo studio, di questa ricerca sul contemporaneo, la mostra di Serena Vallese possa a pieno titolo inaugurare la giornata del contemporaneo qui nelle sale espositive di Palazzo Buonaccorsi. O di forte impatto, ma hanno bisogno di tempo per essere compresi. Solo uno sguardo attento può cogliere quelle piccole differenze o quei minimi interventi che ad uno sguardo fugace possono sembrare inutili, ma in realtà sono parte fondamentale del mio lavoro. E per tempo intendo una processualità, una successione di singoli momenti, di istanti che si succedono uno dopo l'altro. Carta, gesso, polvere e pasta di cellulosa sono materiali accomunati dal loro carattere effimero ed evocano un'inevitabile caducità. Il bianco agisce sulla nostra psiche come un grande silenzio.
Il silenzio non è un non suono, anzi è possibilità, presenza. L'assenza di suoni o la pausa è traccia, esistenza e quindi è vita.